questo punto mi sa che mi conviene fare con te di nuovo. 18 per 2. Mamma mia, mi costringono a far diventare Xinko un mago. Ma io lo voglio fare diventare attaccante perché, you know, usare una spada fa figo. Te hai una lancia, quindi sì, stavolta devo utilizzare te. Cioè, devo utilizzare Cordelia. Attacco 16, 17. E andiamo con la lancia letale. Critta! Adesso, critta! That's quite enough. Boom! Allora, tu sei ancora libero. Qua. Possiamo lasciare te che tanto ti muovi veloce. Tendi. Ogni tanto fa bene scendere da cavallo e guardarsi intorno con occhi diversi. Ah, perché? Tu non scendi da cavallo quando tipo finisce la lotta e vi potete riposare e dormite e mangiate e vi lavate. E fate cose normali. Quindi tu non scendi, ma va bene, in fondo è come vive lui la vita. Vivi la vita, Logan. Allora, qua sotto. Non so perché, ma la tentazione è troppa, ragazzi. La tentazione è troppa. La tentazione è troppa. Fortunatamente ho il 100% di possibilità di colpire, quindi sto piuttosto tranquillo. Allora, iniziamo ad attaccare sto qua nascosto. Lo attacchiamo alle spalle. Svizzero? No, Lethal. Mamma mia, bruciatemi vivo subito. No, non si ragiona, Nowi. Ho fatto una battuta orribile e te hai fatto un level up orribile. Cioè, Nowi è un'unità forte. A me piace un casino utilizzare Nowi. Il problema è che in questa playroad mi sta. Cioè, in questo let's play mi sta uscendo da schifo. Quella sarà tipo la terza volta. La quinta. No. Il terzo level up mi sembra che mi fa così merdoso. Non ne sono sicuro, però. Comunque, crea level up. Ok, per un secondo ho avuto paura che avevo messo, di aver messo Lissa nel range di attacchi. Allora, tutto secondo i piani. Era secondo i piani anche il fatto che avrei schivato. E aveva il 77% di probabilità di colpirmi. Questo l'80%. E mi becca sicuro. E mi muore Nowi, ho già capito, ho già capito, ho già capito. Che idiota, che idiota. Posso attaccarti? Quanto fai schifo. Le armi da lontano sono le meno precise e non solo ti colpi. Dove cazzo sta andando sto qua? Si ferma qua sopra. Posso bloccarlo. Allora, chi è che ha più movimento qui? Liss. Allora, il problema è che devo fermarlo questo turno. Cioè, devo. Ok. Ah no, ho i miei Pegasi! Ho i miei Pegasi! Allora, dato che sono qui, ne approfitto per ucciderti così da poter fare un level up. Bam! Poi, da qui, Nowi, ovviamente perché devi salire di livello. Che poi quante pietre drago mi sono rimaste. Il problema è che Mustafa ti dà, come cavolo si chiama? Ti dà una pietra bestia quando lo sconfiggi, ma il prossimo boss del prossimo capitolo è quello che ti dà la pietra drago. E a me sono rimasti soltanto 29 pietre drago utilizzabili. E non è un bene perché sono un po'. Iniziano a scarseggiare, eh. Lo strumento di sé attiva. Attendi. Allora, te vai avanti. E
Te attacca, dai. Finiscila te. 5x2, però questo è da lontano. Quindi, ecco. Lancia d'acciaio. E comunque una cosa che non mi è andata giù, non mi è andata giù bene, è il fatto che Sunia e Cordelia non possono fare, come cavolo, non possono avere sostegni come amiche. Perché ci sono dei, adesso non mi ricordo, però comunque ci sono delle unità che possono avere dei sostegni tra di loro. E anche ed essendo appunto dello stesso sesso, arrivano al sostegno massimo di migliori amici, tipo. E beh, Sunia e Cordelia non possono averlo, mi dispiace perché mi sarebbe piaciuto vederle assieme. Cioè, c'è Sunia che è incapace, mentre c'è, come cavolo, perché mi dimentico i nomi? Mentre c'è Cordelia che fa di tutto. Non male, eh? Ho attaccato il coso, sicuramente non me l'ha preso. E quindi devo sbrigarmi. Aspettate. Faccio così. Faccio un coso veloce per vedere. Allora, ci ho sto tizio, proprio faccio una corsa veloce a vedere. A caricare un attimo il telefono, perché se mi si spegne sono casini. Oh, tutte le stiamo schivando, tutte. Che poi anche io magari potevo. Allora, iniziamo a dare un po' di esperienza. Bene, nuovo livello. Te avanzi. Te puoi curare qualcuno? Ma sì. Mamma mia, quanto adoro la host di questo livello. E tra le più belle, probabilmente. Che ci fai qua giù? Che ci fai qua giù? Seriamente? Anna, che ci fai laggiù? E come appunto vi avevo detto, iniziano ad arrivare i rinforzi. Allora, tu ci muori adesso. Ah, dovevo controllare il coso, quindi sì. Ci diamo sto coso così non me ne dimentico. E adesso decido. Cioè, faccio avvicinare lì. No. Allora, comunque, le unità che voglio utilizzare per coso sono ovviamente Xinco. Voglio utilizzare Chrome per vendetta e voglio utilizzare Novi perché deve salire di livello, quindi utilizzerò voi tre. E adesso faccio una pausa per vedere, per ricaricare un attimo il telefono. A dopo. Ok, rieccoci. Allora, risolviamo immediatamente sta situazione. Te quanto mi fai? Tu mi fai 18. E tu mi fai 10. Devo assolutamente impedire che questo. Ci arriva solo lui, giusto? Aspetta. No, ci arrivano entrambi, cazzo. Allora, teniamo qui perché. Oppure, semplicemente lo uccidiamo adesso. Sì, non vedo altra scelta. Allora, 14 per 2 fa 28. Ho bisogno di uno che gli faccia 17, cioè 18. 22. 18. Allora, facciamo così. Se ci arrivi magari giusto per fargli un po' di danni. Ok, 11. Iniziamo con te. Sono il generale Plejano Mustafa. Se volete rimanere in vita, dovrete farvi valere. Bene, mi farò valere come Drago. Anzi, come Manachete. No, non volevo cambiare il visuale. Ti prego, dimmi che adesso non sono tutti così i visuali. Zero. Mamma mia.
Allora iniziamo. Dai, vai. Quindi. No, auto, ecco. Perfetto. Grazie, Nowi. Complimenti, Ilissiani. Vi prego, risparmiate la vita dei miei uomini. Non ti preoccupare, risparmierò la vita di due dei tuoi uomini. Livello 14. Non posso chiedere un level up migliore, per il semplice fatto che la magia Chrome non serve, a meno che non gli volete dare la spada folgore. Ma la spada folgore è fatta apposta per Darain, o per, cioè voglio dire per l'Avatar. Secondo me non c'è unità migliore, per, cioè non c'è unità migliore. Cioè, sì, la spada folgore è fatta per Darain, punto. Questa chi è? Carina, eh? Can Basilio. Olivia, scusaci se ti abbiamo fatto aspettare. Non avevo notizie di voi. Ho temuto il peggio. Chrome, Cinco, questa è Olivia. Ci farò uscire da qui di nascosto. Sbrigatevi, sono sicura che presto arriveranno altri uomini del Re Folle. Bene, rimarrete vicini. Prepariamoci a dire addio a questo buco infernale. Andiamo, preparatevi! Sì. E c'è altra storia oppure... Sì, c'è altra storia. È stato tutto inutile. Avrei dovuto sacrificarmi io al posto suo. Ho fallito nel mio compito di cavaliere. E ora cosa facciamo, caprone? Perché lo chiedi a me? Non sono mica io il capo. Ho proprio scelto il momento giusto per riconquistare il trono. Chrome, mi dispiace davvero tanto. Il mio piano non è servito a nulla. Hai fatto del tuo meglio, Xinko. Ti sono grato per questo. Sono io che ho fallito e ora il senso di colpa mi distrugge. Per gli dèi, non ho potuto fare nulla. Non è colpa tua. L'ha fatto per me, Xinko. Ha deciso lei per me, così che non dovessi vivere nei sensi di colpa per la mia scelta. Si è sacrificata pur di rinunciare a ciò che un giorno potrebbe salvare gli Is. Chrome. Guardami. Ascoltami. Anch'io mi sono sentito impotente. Ricordi? Credo che nessuno di noi da solo potrà mai rimpiazzare tua sorella. Ma insieme, forse possiamo sommare le nostre forze. Se cadrai, io ci sarò al tuo fianco per sorreggerti. E quando combatterai per ideali di tua sorella, sarò lì accanto a te. Questa scena ovviamente ha tutto un altro senso se lo fate con l'avatar femmina. Cioè, non che sia contro le coppie omosessuali, ma almeno secondo me la scena rende meglio, giusto un pochettino meglio per il semplice fatto che le ragazze sono più romantiche. Ovviamente le eccezioni esistono, oh, non guardatemi male. Ma non ti sarà chiesto di diventare come lei. Potrai restare fedele a te stesso. Devi solo fare del tuo meglio per dare alla gente una speranza. E se non ci riuscissi, cosa succederà se non mi rivelerò degno dei suoi ideali? Diamine, Xinko, e se ti trascinassi nel fango con me? Se risultassi indegno di lei, dovrei sforzarti di fare meglio affinché tu possa diventarlo. E se mi trascinerei con te, non ho dubbi che i nostri amici saranno pronti ad aiutarci. Proprio così, non sarei neanche qui se non fosse per te. Mi hai concesso la tua fiducia
E ora è la mia. Almeno per il momento. Se non fossi stato degno, ti avrebbe abbandonato già molto tempo fa. Per fare di noi un gruppo compatto, sono serviti coraggio e carisma. È vero, potevo portarmi Virion con le frecce. Magari un'altra volta. Hai decisamente le qualità necessarie. Cosa che ti rende molto simile a me. Fuck you, Virion. È vero, noi tutti ti ammiriamo. Sei il nostro eroe. Grazie a tutti. Le vostre parole significano molto per me. Miei pastori, miei guerrieri, un nuovo compito ci spetta. Gangrel deve essere fermato affinché Inglisse possa regnare di nuovo la pace. Mi aiuterete? Puoi contare su di me. Sono stufa di piangere. È giunto il momento di fare sul serio. Ben detto, No, aspetta, com'era la voce di Marielle? Di Maribel? Ben detto, mia tesora. La nostra gente ha già sofferto abbastanza. Sarò felice di combattere e morire per il casato di Lys. Sarò felice di combattere e uccidere per quei codarti per il casato di Lys. I nostri cuori sono con voi, mio signore. Sarò sempre al vostro fianco, come uno scudo indistruttibile. Anche io sono con voi. Certo, sempre che qualcuno... Ehi, mi ascoltate? Sembra che il maestro abbia altre lezioni da dare. Quanto tu paga Gregor? Ha, Gregor fa scherzetto. Perché tu guarda Gregor in quel modo? Tua sorella si è guadagnata il mio rispetto. L'ultima Togwell difenderà la sua causa. Siete diventato più forte, mio signore. Io, come cavaliere, non ho tenuto un comportamento esemplare. Ma d'ora in poi, vi giuro che non permetterò che venga versato altro sangue degli eletti. Grazie a tutti. Vi sono davvero grato. La vostra saggezza e amicizia mi onorano. Non avrò più esitazioni. Risponderemo a questo oltraggio. Il re folle deve essere fermato. Giusto. È ora che Gangren paghi per tutto questo. L'esercito ferocità è impaziente di affrontarlo. Siete giovani e pieni di entusiasmo. Se avesse ancora i capelli in testa, li avreste bruciati tutti con il vostro ardore. Come può il ghiaccio stare dinanzi ad un fuoco così puro? Sono dei vostri. Vorrei venire anch'io, se posso. L'eletta è stata gentile con me, tempo fa. Davvero? Sì, mio signore. Sarebbe un onore per me poterle rendere giustizia. Anche se l'unica cosa che so fare è danzare. Ed è utile danzare. Sembra strano, ma in questo gioco è utilissimo danzare. E non sono neanche così brava, a dire il vero. Troppo modesta. Olivia è l'orgoglio del Regna Ferox. Non troverete danzatrici le zecche come lei nessun altro dei reami. Ed ha ragione. Non è che non troveremo nessun altro... non troverete danzatrici le zecche come lei. Come lei. Semplicemente non troveremo nessun'altra danzatrice. Questa è l'unica. Cioè, Olivia è l'unica unità che danza. Sia tra noi che tra gli avversari. Ovviamente se andate nelle lotte tramite Street Pass è tutta un'altra cosa. I suoi passi fanno sì che i soldati si impegnino il doppio del normale. Io non dico niente. Voi cercate di capire che effetto abbia. Ma credo che sì, sia facile intuire. Faresti bene a portarla con te, comandante. Comandante? Non ero semplicemente un ragazzo? Penso che quel titolo non ti si addica più. Dove eravamo rimasti? Ah, già. Stavo per cominciare a rompere qualche zucca. Flavia condurrà me e gli altri ferrositi in un attacco frontale. Questo dovrebbe darvi il tempo necessario per attaccare Gangrel e colpirlo. Capito, ragazzo? Ti lascio tutto il divertimento. Pensavo che non mi avresti mai più chiamato così.
Tu e Xinko avete la mia più totale fiducia. Sei un leader nato e lui è un talento per la vittoria. Siete giovani, questo è certo, ma so che andrete lontano. Grazie, Basilio. Va bene, basta con le chiacchiere, è ora di passare all'azione. It's showtime! Va bene. Andiamo, Gangren cercherà di colpirci mentre ci lecchiamo le ferite. Che ci provi. Lo tireremo giù dal suo crono una volta per tutte. Zin, wim. Aggiornamento mappamondo. Ah già. È da un po' che non... che non coso, quindi è normale che appaia così tanta roba. Prima di chiudere il coso, volevo guardare qui cosa vendono. No, qui... No, tu non sei un mercante. Mi hai mentito. I sostegni. Ne ero sicuro. Lissa e Wakey. Ah, no, di nuovo sta cosa. Ecco ciò che non volevo. Devo fare così. Ok. Un po' più vicino. Bene. Perché dopo devo registrarlo e se faccio sta cosa è un casino dopo. Wakey, ho chiesto a Chrome di te. E sai che ha detto? Ha detto che sei un grande guerriero e stai imparando un sacco dei vostri duelli. Bah, sta solo cercando di fare qualche complimento al maestro. Non ha mai detto più o meno le stesse cose su di lui l'altro giorno? Abbassa la voce, ti ho detto che è una cosa tra me e te. Giusto, che sciocca che sono. Lo sai che Chrome una volta si è travestito ed è venuto nel mio borgo? Non ha mai rivelato la sua identità, neanche dopo un faccia a faccia con la mia ascia. Ho sempre pensato che i reali fossero solo degli stupidi palloni gonfiati, uno spillo delle loro pellacce coperte di sete e pff, tutta aria e se ne esce. Ma quel tizio mi ha fatto cambiare idea. La gente deve sempre ricordare a Chrome che è un principe, tende a dimenticarsene. Ho avuto a che fare con tanta ottusità e ignoranza dopo essere entrato nei pastori. In tanti si chiedono chi mi creda di essere, un paesano in combutta con i principi. Ho sentito questo discorso sia da nobili popolani, ma mai da Chrome. Sembra che non gli importi da dove vengo, ma solo che io sappia combattere bene. Wakey, credo che dietro a quella spezzoneria tu ami Chrome più di tutti noi. Ami? Davvero? Strano. Conoscendo i traduttori di solito. Cioè, conoscendo i traduttori mi aspettavo un ti voglio bene perché. Io mi sono comprato Shugozara quando sono andato in Italia. E dentro era pieno di frasi tipo: finalmente ho capito che. Ah, finalmente l'ho capito. Amu, io ti voglio bene. Io seriamente avevo voglia di bruciarlo. Avevo voglia di bruciare il manga, perché seriamente. Cioè, sostituire un ti amo con un ti voglio bene. E beh, qui. Amicron probabilmente amore fraterno intenderanno, oppure se siete delle fangor dello yaoi ovviamente intendete in modo sentimentale. Non mettermi in bocca certe parole e non parlarne a Chrome, specialmente la parte sdolcinata. Oh, ma questi segreti ci sono tra di noi ora? Uno di questi giorni dovrò imparare a tenere la boccaccia chiusa. Oh, non dire sciocchezze. Sono onorata di avere la tua fiducia. Promettimi solo che andrai d'accordo con mio fratello. Va bene? Va bene. Ma prima devo batterlo. Wakey, lui sta nella regione del B. Allora. Giusto veloce per devo vedere. Ho qualche strumento da dare. Sì, PS tale. No, aspetta. Tu hai bisogno di PS, cavolo. E come se hai bisogno di PS? No, PS. Mentre voi. Resistenza. Tu. Usa.
Ah, non ho usato il seme amicizia. Un giorno me lo ricorderò, lo giuro. Vediamo se c'è qualcosa altro da dare. No. Bene, per questi lunghi episodi, dato che lo taglierò, probabilmente lo farò diventare 2 o 3 episodi. È tutto. Noi ci vediamo con il prossimo episodio, dove andremo a fare il capitolo 11 sulle terre abbandonate. Ciao a tutti.